Una buona fetta di tradizione, ma anche un pizzico di novità per stare al passo con i gusti di oggi. Questa deliziosa storia va avanti da un secolo e ci porta fino al grande laboratorio a Castel del Piano, sul Monte Amiata, di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, fornitore storico di Unicop Firenze. Da questi forni escono ogni giorno tante bontà, dalle trottoline, gustosi spuntini con uvetta, fino alle fette biscottate brio toast, create con pasta lievitata al miele. Prima della seconda cottura vengono fatte riposare per un giorno per renderle ancora più friabili. E poi torte e crostate, le cui ricette vengono tramandate di padre in figlio da tre generazioni. Corsini nasce nel 1921, quando i miei nonni aprono un forno, un panificio, nel centro del paese di Castel del Piano. Da lì, negli anni successivi, si è sviluppato il settore dolciario, fino ad arrivare nel 1968, quando mio padre ha diviso le due produzioni, il pane dalla pasticceria. Ci sono delle linee che sono rimaste identiche, tutta la linea delle nostre crostate ancora mantiene quelle ricette della nonna Solidea, per cui la pasta frolla che viene utilizzata come base è praticamente identica, e anche la tipologia produttiva è rimasta ancora quella che aveva inventato lei, per cui noi sotto questo punto di vista siamo veramente fedeli alle tradizioni storiche, perché il nostro successo nasce proprio da questa fedeltà. Adesso questa azienda dà lavoro a 60 persone che raddoppiano nei momenti di maggiore richiesta ed esporta anche in Inghilterra e nel Nord Europa. La filosofia è sempre quella degli inizi, rispetto dei tempi della ricetta originale e ingredienti di qualità. Il nostro lievito madre viene da lontano, viene dal 1968, quando mio padre l'ha introdotto questo tipo di lavorazione nella nostra attività, e tutt'oggi è ancora in vita e viene utilizzato per i prodotti da ricorrenza come il panettone, il pandoro, ma anche nei piccoli lievitati che noi produciamo, croissant, trottoline, tutta la nostra gamma, è un nostro fiore all'occhiello. Dolci fatti come una volta, per portare avanti una tradizione di famiglia.